Sicuramente c'è grande soddisfazione per aver vinto una partita che è stata dura così come mi aspettavo. Lo avevo detto nel pre-partita, non mi fidavo della classifica perché ho visto giocare Chieti, conosco Galli e quindi sapevo che avremmo trovato di fronte una squadra che avrebbe fatto di tutto per metterci in difficoltà, usando molta tattica, alternando le difese a uomo a zona, con l'obiettivo di farci perdere un po' di ritmo. Quindi la partita è stata in linea con quello che un po' avevo previsto. Credo che durante l'incontro siamo stati bravi, soprattutto in due momenti, quando abbiamo fatto il break, aumentando un po' l'energia, giocando un po' di più a campo aperto, sfruttando un po' i vantaggi che Chieti ti offre, soprattutto cambiando difese. Però abbiamo avuto, siamo mancati nella capacità di ammazzare la partita, cioè di mantenere questo vantaggio in maniera continua, e abbiamo permesso a Chieti di rientrare in partita. Poi Chieti ha giocatori di qualità nella seconda parte, mentre nella prima parte si era affidato un po' a Golden, nella parte finale comunque ha trovato canestri importanti da Sergio, ha trovato canestri importanti da Davis, ed è rientrato in partita. E poi alla fine siamo stati bravi a vincerla anche sugli episodi, lottando nei minuti finali sotto il nostro canestro a prendere canestri importanti, mentre prima probabilmente erano stati due rimbalzi offensivi concessi a Chiedi a riaprire per l'ennesima volta la partita. Quindi niente, detto questo siamo ovviamente felici. Sapevamo l'importanza di queste due partite casalinghe, le abbiamo vinte entrambe. E niente, adesso domani riposiamo e il pomeriggio di Natale torneremo ad allenarci perché è giusto che sia così, nonostante la nostra classifica sia una classifica rispetto alle nostre aspettative fantastica, però ripeto, una squadra giovane, una squadra ambiziosa non deve rilassarsi, per questo a Natale ci alleneremo e con l'obiettivo di andare a Mantova a cercare di fare la nostra partita. Anticipo le domande, prepariamo la partita di Mantova perché vogliamo preparare singolarmente le partite e non perché pensiamo alla Coppa Italia. Ripeto, non so, non conosco i risultati attuali, quindi non so neanche la classifica, che scenari potrebbe avere stasera, però ripeto, noi dobbiamo pensare una partita alla volta e ricordarci che abbiamo dei margini di crescita, ricordarci che abbiamo dei limiti attuali, soprattutto nella continuità della prestazione, e non dimenticandoci mai che in questo campionato, e lo dimostrano i risultati ogni domenica, c'è da lottare indipendentemente dai punti che le squadre hanno. E quindi niente, c'è grande soddisfazione. Abbiamo concluso al meglio questo periodo prenatalizio, quindi siamo felici di aver fatto un bel regalo innanzitutto a noi stessi, alla società e anche ai nostri tifosi. E mi piace fare una dedica speciale oggi a tutti quei bambini che prima della partita hanno fatto la foto. Vedere così tanti bambini che praticano questo sport, che fanno parte della nostra famiglia, è una cosa molto bella. Averli visti sugli spalti e aver visto tanti settori colorati di rosso, che poi rappresentano i colori un po' della nostra divisa da gioco, credo è stata veramente una cosa bella sia per me che per i giocatori che hanno apprezzato. E il mio augurio è che anche nel girone di ritorno questa partecipazione partita dopo partita aumenti. E quindi sia un invito ai genitori di cercare il più possibile di far vedere uno spettacolo piacevole ai nostri ragazzi. Allo stesso tempo mi auguro che anche la società nelle prossime partite abbia inventiva nel creare continuamente eventi, di creare promozioni, perché come ci insegnano le piazze più importanti, per riempire palazzi c'è bisogno innanzitutto del contributo dei ragazzi. E visto che noi ragazzi ne abbiamo anche tanti, non dobbiamo fare l'errore di non utilizzare una risorsa che molti non possono neanche sognare di avere.
Posso? Sì? Posso. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie. Ci vediamo all'allenamento, venite tutti a Natale, giusto? Venite, dai, venite. Non so, possiamo stare.